incontrato con Padre Pio dei luoghi, quelli più significativi del convento di San Giovanni Rotondo. Questa è la verandina dove Padre Pio spesso si tratteneva con i suoi figli spirituali, si tratteneva con i suoi confratelli. Prima era un terrazzo, era tutto aperto, poi per permettere anche a Padre Pio di poter anche incontrare qui le persone, di poter star qui nel pomeriggio, venne creata questa verandina. E fu proprio qui che Rino Gerolometti di Castelfilardo incontrò Padre Pio. Lui era alla ricerca di un posto di lavoro e supplicava quasi Padre Pio di aiutarlo. E un giorno Padre Pio gli andò in sogno e gli disse: caro Rino, prega. Per le feste di Natale lui e sua moglie andarono dai genitori di lui. La notte del 2 gennaio del 1960 Rino sognò nuovamente Padre Pio e che gli disse due parole: caro Rino, domani mattina vai subito a Senigallia, devi andare domani mattina, ho detto domani mattina, immediatamente. Rino, appena svegliato, racconta questo sogno alla moglie. Tornano a casa e trovano una lettera, si trattava di una convocazione in una banca, doveva presentarsi quanto prima, però questo accadeva prima delle feste di Natale. Quel giorno si precipitò in quella banca e incontrò il direttore che gli disse: signor Gerolometti, finalmente lei è venuto, se non fosse arrivato oggi non l'avremmo più assunta. A quel punto lo stesso Rino racconta nelle sue memorie, nei suoi scritti, che restò in servizio in quella banca fino al giorno della pensione.